Ciao ragazzi, in questo video recap faremo una panoramica delle novità emerse nell'83esima Letter from the Producer Live, la prima dedicata alla patch 7.1 di Dawn Trail, intitolata Crossroads, e in uscita a metà novembre, quindi indicativamente il 12 o il 19. La locandina è tutto un programma, per cui cerchiamo di riordinare le idee. Partiamo con la main scenario quest, che riparte da dove si è conclusa in Dawn Trail. Nelle immagini vediamo i Scion dialogare con Vuklamat e con altri personaggi di Tural, quindi almeno inizialmente la storyline proseguirà in quel continente. In parte questo viene confermato dall'aspetto del dungeon, il cui nome, in linea con la tendenza di Tural, risulta impronunciabile. Assumendo che sia di trama, il design moderno, anzi avveniristico, può far pensare che si tratti di una struttura legata alla civiltà di Solution 9 e Alexandria. Il contenuto di maggior interesse nella patch è sicuramente l'Alliance Ride Echoes of Vanadiel, che esordisce nella 7.1 col primo tier, che si intitola Geuno The First Walk. Andando a dare un'occhiata alle immagini rilasciate finora, possiamo raccogliere qualche indizio. Il banner con cui è stata annunciata la letter mostra la tomba dello Shadow Lord all'interno del castello Zval, in pratica l'ultima location della trama principale di Final Fantasy XI. Nella locandina appare la Elvan Prish, che sta combattendo con Bakul Jaja. Nell'XI esistevano i Mamul e uno dei loro leader portava il nome di Bakul Jaja. Sempre nella locandina sulla destra si vede lo Shadow Lord, che probabilmente sarà il boss finale del raid. Durante la letter è stata anche mostrata la location, che farà forse da campo base per i nostri personaggi. Si tratta della città di Juno, la più importante del continente di partenza di Final Fantasy XI, governata dal Granduca Kamlanaut. Penso che sentiremo anche parlare di lui. Parlando di Duty, il trial di questa patch, come da tradizione, è una versione extreme dell'ultimo boss della 0. Si tratta infatti di The Minstrel's Ballad, Sphinx Burden. Tornano i Duty Unreal e si reinizia con Jade Stoa Unreal, ovvero Biacco. Probabile che nelle patch successive avremo a che fare anche con gli altri dei Four Lords. Nella 7.1 esordirà un nuovo tipo di Duty chiamato Chaotic Alliance Ride, nome quanto mai azzeccato per un combattimento con 24 giocatori, la cui difficoltà si aggira intorno a quella di un Savage. Il primo sarà contro Cloud of Darkness, boss dell'ultimo Alliance Ride di Aran Reborn. Non sappiamo ancora quali saranno le ricompense, ma a fronte della difficoltà di organizzare 24 giocatori all'altezza del duty, vi consiglio di sbrigarvi a fare la clear, perché temo sarà dura trovare parti più avanti. Concludiamo il discorso sui duty ricordandovi che 2 settimane dopo l'uscita della patch arriverà il primo duty ultimate di Dawn Trail, Futures Rewritten. Le immagini mostrano già inquietanti avversari, tra cui Gaia nella sua forma finale. Passiamo ai contenuti minori e partiamo con le nuove Allied Society Quest. Questo nome vi sembrerà nuovo, ma in realtà non sono altro che le Tribal Quest. Si parte coi Pelu Pelu e Yoshida, durante la letter, ci ha fatto notare la presenza di individui di quella razza vestiti di azzurro invece che di rosso. Come promesso arrivano le quest conclusive delle linee di missioni specifiche dei job, quindi ci sarà una conclusione per chi ha fatto tutte e 5 le role quest dei combattenti e una per chi ha fatto quelle al Watch Umeki Meki per Crafter e Gatherer. Sono state mostrate diverse immagini relative a queste missioni, per cui mi aspetto un contenuto sostanzioso. Tornano anche le custom deliveries, un ottimo modo per livellare i job non combattenti, e si riparte con Nito Uique, che rappresenta probabilmente il riflesso della moglie di Magnus di The First. Tornano le quest di Illibrand, e stavolta non sembra ci sia una relazione con la Relic. Nelle immagini vediamo che il nostro amico farà visita a Solution 9. Interessante sarà l'upgrade della Hall of Novice, con nuove prove affrontabili a livello 49. Queste spiegheranno ai nuovi giocatori il significato di certi indicatori che ormai sono diventati standard durante i duty. Parlo delle aree viola degli spread, o del cerchio con le frecce che indica lo share, o il simbolo che avverte di un imminente tank buster. Per molti di noi non c'è niente di nuovo, ma per qualcuno potrebbe essere utile fare un ripasso, senza contare che nelle ricompense potrebbe spuntare qualche oggetto interessante, magari per fare più punti esperienza. Nelle prossime patch verrà introdotto il duty support anche nei dungeon opzionali, cosa che in linea generale non approvo, perché le mappe e le meccaniche dei boss vengono regolarmente nerfate e semplificate per assecondare i limiti dell'intelligenza artificiale dei PNG. Se per i contenuti obbligatori della main scenario questo poteva essere un sacrificio calcolato, per ciò che è facoltativo lo trovo quasi ingiusto. Questo
questo processo inizierà nella 7.1 e il primo dungeon a essere modificato sarà la Tali. Finalmente verrà inserito il New Game Plus della Main Scenario Quest della 7.0, insieme alle Role Quest e alle Job Quest. Ci saranno ovviamente delle modifiche ai job, sia nel PvE che nel PvP, se ne riparlerà a ridosso dell'uscita della patch. Parlando del PvP, avremo un update del Crystalline Conflict, e in particolare delle due mappe Red Sands e Cloud9. Inoltre, prossimamente, verranno ribilanciate le modalità Frontline e Rival Wings. Tra i contenuti minori verranno aggiunte tra gli oggetti acquistabili al Gold Saucer le voci dei Scion che commenteranno le nostre partite a Mahjong. Inoltre, nelle case, potremo cambiare il design interno, quindi pareti e colonne, con quello proveniente da quartieri residenziali differenti. Per esempio, se abbiamo casa Gridania, potremo avere il design di Ulda o Ishgard, e verranno introdotti anche altri design inediti. Direi che per questo recap è tutto. Attendiamo la seconda letter della 7.1 per saperne di più su Crossroads, gustarci il trailer e vedere Yoshida in azione sui vari contenuti. Vi ricordo che su questo canale troverete sempre i video recap su questi e altri eventi dedicati a Final Fantasy, quindi se siete interessati vi invito a iscrivervi e a seguirmi sui social. Un like e un commento sono sempre graditi. Per ora vi saluto e vi rimando ai prossimi video. A presto!